Ciao a tutte, come anticipato, questo sarà il video in cui vi mostrerò tutti i campioncini e le mini taglie che ho o abbiamo usato nell'ultimo periodo. Inizio con un po' di campioncini di prodotti per capelli. Allora, shampoo e semi di lino con girasole a lancio dolce della Saponaria. Questo è indicato per capelli da normali a secchi, quindi non è adatto per il mio tipo di capelli. Infatti, già con questo campioncino che ho usato, credo un paio di volte, ho capito che, è troppo ricco questo shampoo, quindi assolutamente non fa per me. Molto buono come in quanto a schiuma, in quanto a potere lavante, in quanto a profumazione, tutto quanto, però io ho capelli grassi, quindi questo sicuramente non fa per me. Questo invece è molto più adatto al mio tipo di capelli. Questo è lo shampoo di Alchemilla Cedro e Finocchio. È indicato per capelli deboli e sfibrati. Sapete che io ho i capelli molto 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 sottili, di cui mi lamento molto spesso. Questo l'ho trovato molto adatto ai miei capelli. Buonissima la profumazione, anche qui buonissima la schiuma, buon potere pulente. Questo mi è piaciuto parecchio, non escludo di poterlo comprare in full size in futuro. Veniamo ad un balsamo che so essere piaciuto a tantissime persone e io invece lo boccio assolutamente. È il balsamo gocce di seta della Phytophilos, ho ancora il dubbio su come si pronunci. Questo proprio per il motivo che vi citavo prima, cioè io ho i capelli grassi, sottili, che quindi tendono a sporcarsi molto facilmente e ad avere poco volume proprio perché sottili. Questo balsamo non è assolutamente adatto dal mio punto di vista per chi ha i capelli come i miei, perché è troppo 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 ricco, corposo, quindi l'unica volta in cui l'ho utilizzato, dopo aver applicato il balsamo, mi sentivo i capelli talmente sporchi che ho dovuto rilavarli e utilizzare poi un altro balsamo. Perché proprio me li aveva sporcati, tanto è ricco e corposo. Quindi per me è adatto a capelli da normali a secchi, sicuramente non per chi ha i capelli grassi e sottili come i miei, perché assolutamente non va bene. O almeno questa è stata la mia impressione, ma è stata un'impressione molto molto netta, perché proprio mi sono assolutamente dovuta rilavare i capelli, perché assolutamente non avrei potuto asciugarli così come erano, perché probabilmente sarebbero sembrati più sporchi di prima che io entrassi in doccia, insomma. Quindi assolutamente no, per me è assolutamente bocciatissimo. E meno male che ho avuto la possibilità di provare questo campioncino, perché il balsamo in full size costa 15 euro. Per me sarebbero stati 15 euro buttati via. Io ero curiosissima perché ne ho sentito parlare sempre e solo bene. Però appunto per il mio tipo di capelli assolutamente questo non va, quindi ringrazio chi mi ha dato la possibilità di provarlo. Balsamo volumizzante protettivo della Bioficina Toscana, vabbè, questo me lo sono portato via perché era appunto un campioncino, quindi comodo da portare. Sapete che è il mio balsamo preferito, quindi non mi dilungo più di tanto. Continuiamo con prodotti per mani e piedi. Allora, ho provato questa crema piedi e gambe defatigante della Verde Sativa. Allora, questa me la sono portata in vacanza ed è stata assolutamente approvata, molto efficace, un po' liquidina, quindi non molto corposa, però sicuramente, quindi no, dal potere idratante non così grande, ok, però sicuramente si sentiva l'effetto defatigante, rinfrescante sulle gambe, per cui questa sicuramente l'ho molto molto apprezzata. Poi crema mani rigenerante al melograno della Veleda. Questa è un mi, nel senso che anche questa non, cioè né molto liquida, insomma, né troppo liquida né troppo corposa, una via di mezzo, quindi si spalmava e si assorbiva abbastanza bene. Il potere idratante era medio, secondo me. Io ho delle, come dire, delle aspettative, delle richieste molto alte e molto precise dalle creme mani. Questa sicuramente non mi ha colpito granché.
Poi, essendomi sbeccato lo smalto mentre io e Matteo tornavamo da Bibione, quando siamo stati qualche giorno al mare, insomma, ho provato questa salviettina della Wycon, questa salviettina leva smalto che avevo in borsetta da un'eternità, e ci ho messo, credo, mezz'ora a levarmi lo smalto da tutte le dita. È una salvietta imbevuta di leva smalto oleoso, per cui sono rimasta anche tutta bella con le mani unte. Sicuramente non la riacquisterò, è veramente una ciofeca. Io non ho mai provato altre salviette leva smalto, che sono comunque comode da portare in borsetta. Io detesto andare in giro con lo smalto sbeccato, per cui se mi si sbecca che sono in giro, mi sarebbe anche utile, tutto sommato, avere un prodotto simile in borsetta da portarmi dietro, ma questo nello specifico assolutamente non lo ricomprerò perché è stata una vera tortura togliersi lo smalto con questo affare qua. Andiamo avanti con i prodotti per denti. Abbiamo finito queste due mini taglie di dentifricio. Vabbè, questa era una mini taglia arrivata non so bene da dove. Queste mini taglie sono comodissime. Questa era da 19 ml. Il Colgate non è sicuramente uno tra i miei dentifrici preferiti, ma comunque ripeto, la comodità è nella piccolezza della taglia. Questo qui l'avevo preso insieme ad altri prodotti di questa marca che si chiama Himalaya al Cosmoprof. Questo qui, nello specifico, questo dentifricio qui era veramente terribile, ma proprio tremendo. Vedete che qui c'è scritto Gum Expert. Ecco, il sapore di questo dentifricio era proprio di gomma, ma di gomma nel senso di pneumatico da auto, cioè una roba, una fetecchia veramente incredibile. L'abbiamo usato solo perché appunto ce lo siamo portato dietro in vacanza, ma la tentazione era quella di andare nella prima profumeria, nel primo Tigotà di turno e comprare un full size di un qualunque altro dentifricio, perché questo veramente faceva super ultra schifissimo. Andiamo avanti. Allora, qui adesso ho tre mini taglie. Dunque, due sono della Veleda. Allora, uno è la doccia cremosa alle Notera, piaciuto tantissimissimissimo, perché è una doccia cremosa veramente molto molto idratante, molto delicata, fa una buona schiuma, una buonissima profumazione, molto delicata. Questa assolutamente mi ha fatto un'ottima impressione. Questo qui l'ha utilizzata Matteo, è una doccia gel energy per uomo. Non so darvi tanti particolari, ma so che gli è piaciuta, per cui immagino, buona profumazione e buona schiuma. Scusate, ho dovuto interrompere che ho ricevuto una telefonata. Allora, eravamo rimasti a questa mini taglia di detergente per il viso della marca Himalaya, la stessa del dentifricio che sapeva di pneumatico. Allora, non male, però anche qui non mi ha esaltato più di tanto questo detergente che tirava un pochino la pelle, quindi buona schiuma, anche qui non so, vedete, ne è rimasta una gocciolina qua, era un detergente di colore verde in gel, non particolarmente liquido. Quindi ne bastava poco, insomma, per fare una buona schiuma. Sicuramente mi sentivo la pelle abbastanza pulita, però appunto tendeva un pochino a seccarla. Infatti c'è scritto, vedete, per pelli da normali a grasse, oleose, e secondo me tendeva un pochino a seccare troppo, quindi ad essere un pochino troppo purificante, un pochino troppo lavante, ecco, quindi insomma, così così. Poi da Sephora mi avevano dato questa mousse detergente della Dior che ho usato una volta sola e ne ho ricavato un'impressione assolutamente neutra, cioè sì, prodotto carino. Immagino che essendo della Dior avrà un costo assolutamente esorbitante, non mi verrebbe mai in mente di comprarlo. E finisco con due prodotti solari.
Questo l'avevo trovato tipo 1000 anni fa in una My Beauty Box ed è un solare protezione 15 della Lancaster, usato solo sul corpo, non mi sognerei mai di mettere una cosa del genere sul viso. Proteggere ha protetto, però vista la piccolezza della mini taglia, insomma non so dirvi tanto di più. Invece questo qui che è della BOB, sempre protezione 15, non mi è piaciuto per niente. Perché era troppo denso, troppo di quelli che avete presente, vi fanno la patina bianca che sembrate dei fantasmini, molto difficile da far assorbire sulla pelle, quindi questo assolutamente bocciatissimo, questo assolutamente è un no. Mentre questo, tutto sommato, dai, se non siete particolarmente attenti all'inci, tutto sommato questo era molto meglio come effetto sulla pelle rispetto a questo, e la protezione era la stessa. Bene, ho finito con tutte le mini taglie e campioncini usate in questo periodo. Fatemi sapere se anche voi come me approfittate di mini taglie e campioncini per le vostre vacanze ed eventualmente cosa avete provato di nuovo in questo periodo. Io per il momento vi saluto, vi ringrazio e vi rimando alla prossima. Ciao!